Buonasera a tutte e a tutti. Siamo qui stasera insieme al dottor Carmelo Zarà per raccontare e soprattutto per ricordare la storia di Marco e Giuseppina, come abbiamo visto dal docufilm, una vita spesa alla lotta e alla difesa di quelli che sono i valori della libertà e della democrazia. Non sono stati luoghi, bensì le persone a fare la storia della resistenza e a contribuire alla ricostruzione di un paese ispirato appunto agli ideali della democrazia e della libertà, persone che hanno contribuito ad arricchire il patrimonio storiografico della resistenza italiana. E sono proprio questi gli obiettivi dell'ANPI: valorizzare il ruolo storico che è stato svolto dalle lotte partigiane, il sostegno ideale ed etico della libertà e della democrazia, della nostra Costituzione che è nata proprio dalla Resistenza. In questo spazio colgo l'occasione anche per ricordare che noi come associazione ANPI stiamo organizzando dei progetti con la scuola per appunto cercare di raggiungere una piena consapevolezza di quelli che sono i valori della Costituzione e di riscoperta del territorio della nostra città come teatro della conquista della libertà e di fondazione dei valori costituzionali e democratici, e soprattutto trasmettere questo messaggio alle nuove generazioni, alle generazioni del futuro. Ci impegniamo appunto giorno per giorno per trasmettere questi valori, così come hanno fatto tanti combattenti della Bresi, tra cui Marco e Giuseppina, che appunto hanno combattuto, hanno creduto e hanno vissuto, diciamo, questa vita per appunto la libertà e la democrazia. Lei ha scritto il libro La spiga di grano e il sole, e lei lo sa, la curiosità è donna, quindi mi è sorta una domanda da farle: qual è il sentimento che l'ha spinta a mettere nero su bianco questa storia, a ricordare la storia di Marco e Giuseppina, nonché suoi zii? Soprattutto dopo la sua morte, i telegrammi che sono arrivati di tutti quei personaggi che avete visto, per lo più parlamentari, gente modesta, gente posata, gente semplice. E i telegrammi erano pagine intere. Io posso farvi leggere qualcuna per dirvi la stima che avevano di Marco Perpiglia, anche perché per loro era una figura carismatica, era l'unico di quelle zone che aveva fatto la guerra di Spagna, nominato da Luigi Longo commissario politico nella 12ª brigata garibaldi. E non era un compito semplice, aveva 26 anni, aveva del coraggio, delle capacità organizzative e intellettive, per cui lui seguì
questo compito, che la funzione del commissario politico aveva la funzione soprattutto di stimolare i combattenti volontari spagnoli e motivarli, perché bisognava combattere per la Repubblica, per la difesa della Repubblica. E il sergente Ardenio Spinosa lo spiega: quando eravamo in carcere tutte le mattine ci faceva una lezione di partito. E era in carcere, che potevano essere, sono state poi anche torturati, eccetera, sono scappati. Beh, lui non pensava alla tortura, pensava al partito, pensava perché il partito doveva formare le masse per la ricerca, la speranza della democrazia e della libertà. Ecco, questo era uno dei motivi, se devo continuare. Sì. Poi il titolo, La spiga di grano e il sole, è una frase significativa questa. Ci vuole spiegare il perché e il significato soprattutto di questa frase che ha dato lei come titolo del libro? E a primo impatto la spiga vuole dire il lavoro, il pane, il sacrificio. Il lavoro dei contadini. Giovanni Giolitti, quando era allora al Parlamento, a un certo punto uno dei grossi proprietari terreni gli disse, si alzò e disse: onorevole Giolitti, con questo sciopero dei contadini dobbiamo noi andare a zappare la terra? E Giolitti gli rispose: lo faccia, così capisca cosa significa con la schiena piegata a lavorare la terra. Ma nel nostro caso ha un altro significato. È venuto fuori quando il regista Maurizio Mazzola, che l'avevo invitato, si scusa di non poter venire, e mi disse, perché mentre lui insieme facevamo le riprese del filmato, io cercavo documenti per realizzare questo libro. E finito il filmato mi disse: come consideriamo Una vita per la libertà? A un certo punto lui ebbe l'idea, dice: l'idea me l'hai detto tu, me l'hai dato tu, ma soprattutto ce l'ha dato tuo zio. Quando era confinato nel terribile campo di concentramento di La Vernet in Francia, il fratello più grande si interessò di rintracciare questo fratello dopo il crollo della Repubblica Spagnola, per vedere se era vivo o morto, e incaricò un prelato, il quale si rivolse alla Croce Rossa Internazionale, che lo hanno intercettato proprio nel terzo campo di concentramento di La Vernet, da Lievi, così esattamente si chiama la zona. E lui ne aveva già passato giù due campi di concentramento, Burr e San Cipriano. E lì la Croce Rossa gli diede una cartolina intestata Croce Rossa Internazionale, volete scrivere qualcosa, chiedere qualcosa ai vostri, eccetera, eccetera. E lui, tra le altre cose, scrisse: la mattina mi sveglio trovandomi a fianco un compagno morto per fame e per freddo, mentre io mi sto disseccando come una spiga di grano nel mese di agosto. Ecco il titolo del film per cui con Maurizio Mazzola ci ha indotto a mettere questo titolo. E di sotto Una vita per la libertà, quella vita che loro hanno dedicato continuamente in una simbiosi di lotta per di vita e per il partito e per la democrazia, eccetera.
Vi ringrazio per questo incontro, ringrazio i presidenti, gli organizzatori, ringrazio tutti. Non è facile per me superare il nodo alla gola, rivedere questo filmato, perché mi ricorda i miei zii, mi ricorda la loro storia, i momenti passati con loro, i soggiorni a casa loro e a casa mia. E bisogna dire che hanno onorato la nostra terra insieme a tutti gli altri calabresi, tra cui anche i vostri due concittadini. Io ho scoperto, scusate, i miei bigliettini, mi hanno detto che faccio con Costanzo Sciocco, mi hanno detto che credo che fai anche come Vittorio Sgarbi, no, dico, con quello bisogna farcela a pugni. Dunque, di Siderno, Covalino, trovo tutti qua. Abbiamo preso il palmo. E ve li cito, non so se voi potete dare ancora. D'Agostino Giuseppe, nome di battaglia Gigi, di Vincenzo e di Crupi Maria, nato a Siderno il 13 gennaio 1915, partigiano dal 18 febbraio 1945, divisione Mingo Brigata Oliveri, contadino, in servizio militare alla data dell'8 settembre 1943 come soldato, smobilitato il 17 giugno 1945 con certificato che è un attestato da parte del generale Alexander. L'altro vostro concittadino cidernese, Galea Enzo, fu Giuseppe e di Alvaro Gerolo, nato a Siderno Marina il 15 gennaio 1918. Titolo di studio geografo, professione vigile d'igiene. Posizione militare alla data dell'8 settembre 1943, nella formazione della sesta zona. La zona era delle zone della Liguria. La Liguria era stata divisa in sei zone operative. Significa zona operativa Ligure. Appartenne anche alla brigata Sappe. Vabbè, poi c'è praticamente, ebbe anche la qualifica di partigiano in Liguria. Praticamente la qualifica consisteva, dopo la liberazione, di dare un assetto e di fare un elenco di tutti i partigiani. Si riunivano commissione di tutti i comandanti partigiani. Per la Liguria c'è stato anche uno dei componenti della commissione, Marco Pertiglia, che praticamente un partigiano si presentava e diceva: io ho combattuto con la brigata 100 croci, e mio zio la controfirmava e veniva inserito e veniva rilasciato un attestato di partigiano. Quindi il diciamo i partigiani calabresi e meridani sono stati un numero alto, perché si trovavano al nord come marinai, come soldati, e tutto a un certo punto, di fronte all'intimazione della Repubblica di Salò, che diceva: o vi presentate o vi fuciliamo alla schiena, tutti preferirono, la maggior parte, salire in montagna. E alla guida dei grandi antifascisti. Se noi pensiamo, vediamo certe fotografie, vediamo Parri, Pertini, Rosselli e tanti altri incatenati, avviati verso
verso i confini. Mi riporta anche a mio zio. Molti anni fa, quando per la prima volta sono andato a Brancaleone a visitare la casa di Cesare Pavese, entrando gentilmente il titolare, Trincale, mi pare che si chiamasse, che si chiama, e mi fece entrare, la casa era una stanza in fondo nella parte di dietro, e vidi lo scrittoio dove lui compose le sue famose opere, prima che il Campo Gallo, il carcere, una sedia, piccola lavamano, una panchetta e un lettino. Sul lettino c'era una catena. Gli domandai, e questa catena? Mi disse che da Torino arrivò a Brancaleone con quella catena. Sfiorai quella catena e pensai che anche mio zio incatenato partì dalla Spezia verso Ventotene. Ecco, questi uomini che sono stati dei grandi personaggi, insieme a te, i politici, sono stati filosofi, scrittori, eccetera, che hanno, diciamo, che hanno combattuto per averci dato e ci hanno dato la libertà e la democrazia in un piatto d'argento che noi dobbiamo conservare. Ecco, queste sono ancora quello che volevo dire. Non so se devo dire altre cose. Sì, allora, la figura di Marco e il suo ricordo è rimasto inalterato nel cuore di tutti, di tutti coloro che l'hanno conosciuto e soprattutto anche nel cuore degli abitanti di Roccaforte. Tant'è che è stata inaugurata un'epigrafe nella piazza di Roccaforte in memoria di Marco Perpiglia. A questo proposito, i ragazzi della scuola hanno fatto un poster con il nome e il cognome di Marco Perpiglia, per ogni iniziale hanno composto, diciamo, dei versi. Proprio in occasione dell'inaugurazione di questa epigrafe che ci terremo a leggere. Ho chiesto di leggere. Sì, sì, mi è stato chiesto di leggere il poster degli alunni delle scuole, quindi Marco Pietro Perpiglia, M, maestro di vita, A, amico di tutti, R, rispettoso delle regole, C, coraggioso nelle battaglie sostenute, O, onesto in ogni attimo della sua vita, P, patriota italiano, I, integerrimo nei valori, E, esempio per le nuove generazioni, T, tenace nel prendere le decisioni più significative della sua vita, R, radicale nel sostenere la libertà, O, orgoglioso della propria terra, P, partigiano, lottò in prima linea contro il fascismo, E, encomiabile esempio, R, rappresentante della classe operaria, P, patrimonio non solo per Roccaforte ma per la società, I, ineguagliabile, G, generoso con tutti, L, lodevole, I, incorruttibile, A, autentico animo partigiano. Sì. L'ultima ragazza che fece il suo dettato, perché ogni ragazza aveva fatto il suo dettato, l'ultima ragazza concluse e a Roccaforte era l'unico a non avere un ignuno. Perché praticamente tutti hanno vengono chiamati con un ignuno. Allora devo dire, è stato l'unico a non avere un ignuno. Io comunque volevo far presente che la mia emozione, a parte il filmato, la mia menzione è doppia questa sera, perché proprio qui a Siderno Marco Perpiglia fondò e inaugurò la sezione del Partito Comunista. E vi leggo, se
permettete questo passo, perché molti anni fa, prima che io, diciamo, conclusse questo libro, un docente del Volta di Reggio Calabria mi disse: vedi che in una biblioteca c'è un libro che parla di tuo zio. Io andai alla biblioteca De Nave, eccetera, fino a quando scoprì questo libro scritto da Giuseppe Enrico, Lotte Popolari in Calabria nel dopoguerra, la sezione del Partito Comunista di Siderno dal 1943 al 1953. E dunque spiega qui che Marco Vertiglia si interessò, che lui era funzionario alla federazione provinciale del partito, perché lui subito dopo la liberazione, diciamo, si era inserito nella federazione provinciale di La Spezia e lì praticamente hanno pensato alle prime elezioni e con voto unanime lo hanno proposto candidato al Senato. Lui rifiutò dicendo: no, fate quest'altro compagno che è più bravo di me, eccetera. Ma perché io ho intenzione di ritornare in Calabria a ricostituire il Partito Comunista con gli altri compagni. E così fece. E quindi, ma in verità sì, era lui voleva tornare in Calabria sempre con il concetto del partito. Dopo la morte la moglie mi ha detto: sì, aveva questo pensiero, è venuto in Calabria, ma ha rifiutato di fare il senatore per aiutare un altro compagno che era padre di 6 figli e si trovava in una situazione disastrosa economicamente. Quindi questo era lui. Per aiutare un compagno ha rifiutato di diventare lui senatore. Ecco, questo era, non gli interessavano i grandi impegni, le grandi cariche. Comunque, vi leggo un po', un altro impegno di Marco fu quello, dopo la riunione del Comitato Federale e della Segreteria della Federazione di Reggio Calabria, di ricostituire il partito, la sezione del Partito Comunista di Siderno, che era stata sciolta il 27 luglio del 1945. Marco inviò una lettera ai comunisti di Siderno, nella quale si diceva mandato al compagno Surace Paolo Francesco e Reitano Francesco, non so se conoscete queste persone, di ricostituire la sezione del Partito Comunista di Siderno, chiedendo loro di inviargli tutte le domande di iscrizione per l'inoltro successivo alla federazione per il relativo esame. Il congresso per la ricostituzione del Partito Comunista di Siderno con i nuovi iscritti si tenne il 3 novembre 1945. Era presente Marco alla presidenza con i compagni Sabatino e Sudace. Chiuse il congresso Marco Vertiglia, che si intrattenne sulla opportunità delle relazioni che i comunisti dovevano tenere con tutte le altre forze politiche. Nel 1946 Marco fece un ritorno nuovamente alla Spezia, eccetera, eccetera, perché poi non entrò in contrasto con tutti i dirigenti della federazione, del partito, della provinciale di Reggio Calabria, che non avevano compreso da quale era il maestro che avevano nella loro sede. Grazie. Io ora passerei la parola a Ilario Montoria. Solo qualche domanda. Grazie innanzitutto per aver scritto il libro, perché
io milito a sinistra da tantissimi anni. Bersaglio, credo che quest'anno. Vicini. Credo che quest'anno saranno più di 60 anni. Quindi, da quando ero ragazzo. Sta cura di Marco Perpiglia era sullo sfondo. Noi, anche quando ho aderito al Partito Comunista, sapevamo di Paolo Surace, di Mussolino, di Nesepari, erano questi gli antifascisti, quelli che avevano combattuto, che non conoscevamo. La figura di Marco Perpiglia era la figura legata più al contesto ligure, più all'altro contesto piuttosto. E siccome io conosco le cose, noi a Roccaforte facevamo un riferimento, lei le ricorderà, ai Cassisi, anche perché lì c'era stato, ne ho più bisogno particolare, il primo sindaco della liberazione. E poi c'è stato quel colpo di pistola drammatico, voglio dire, in quella situazione, eccetera. E sapevamo pure questa Roccaforte era la stabilità, perché il numero di voti era altissimo che si prendeva a Roccaforte, no? Radio Praga va di Fenì Rocca Rosso. Perché era per il numero di... E l'ultima volta che erano 3.000 persone, erano 3.000 comunisti. Sì. E anche l'ultima volta che ci sono stato, questo spirito ribelle, abbiamo fatto un'iniziativa lì, non più il Partito Comunista non c'era, ma questo spirito ribelle ancora permaneva nella gente di Roccaforte e si capiva, perché era stato sciolto il comune, noi andammo lì e si capiva che questo spirito di resistenza, di combattimento, sopravviveva. Ora, questo rapporto con la Calabria, no? Perché è stato così tormentato secondo lei? Perché la cosa che mi incuriosisce, noi abbiamo legato la figura di Marco Perpiglia alla guerra partigiana, ma qua ci troviamo dinanzi a una persona più complessa, perché già lui partecipa alla guerra di Spagna, e partecipare alla guerra di Spagna significa, come dire, avere una consapevolezza politica, perché, voglio dire, è partire, ne sono partiti pochi, però è partire per andare a combattere in una terra lontana, e con il bene oggi in Spagna, domani in Italia, per combattere questa. Ora, lo slogan di Rosselli. Ora, come poi avvenne praticamente. Sì, anche perché c'erano della Calabria, dei volontari che erano dei poveracci, ne ho conosciuto alcuni, che erano stati arruolati nel fascismo e sentivano questi altoparlanti gridare: fratelli italiani, siamo noi che vi parliamo. Qui c'è il famoso canyon con l'altoparlante che arrivava sull'Ebro, voglio dire, vi parliamo perché siamo come voi, non crediate al regime. Ora, questa è la domanda che io le pongo. Questo rapporto difficile con la Calabria è stata perché è stata diversa l'esperienza, perché la Calabria non ha vissuto la lotta di liberazione probabilmente, e quindi non era in grado di capire, voglio dire, lo spirito che c'è stato nella lotta di liberazione. Noi in qualche modo, questo sì, è un handicap, perché il nord ha vissuto le lotte partigiane e la guerra di liberazione, il sud questo non ha vissuto, e assieme al fatto che noi non abbiamo vissuto l'esperienza dei comuni, ne va anche una realtà diversa, che i comuni non ci sono state ancora. Allora, se lei mi volesse spiegare questo rapporto complicato e difficile con la Calabria di Marco. Dunque noi praticamente ci siamo trovati dopo lo sbarco degli alleati in Sicilia, e in una situazione così forse pensavamo che era finita, che sarebbe finita la guerra, invece ci sono stati gli eccidi partendo da Castiglione e di Sicilia,
partendo dalla strage di Rizzigoi e così salendo verso Sino a Matera, tutta una serie di paesi dove questi. Ecco, in questo senso lì c'è stato anche Scarpò di Tauria Nova. Quindi c'è stata tutta questa storia. In questo senso noi siamo stati consapevoli dopo, un secolo di dopo. E certamente noi qui non abbiamo... Infatti quando Marco Perfiglia tornò in Calabria, proprio alla fine del 45, e cominciò a fare discorsi ai comuni per spiegare che cos'era stata la resistenza, per spiegare che qui non sapevo che cos'era la guerra partigiana, drammatica ed esaltante quel 25 aprile, dove la gente uscì per la strada, assaporò la libertà, assaporò, cioè come se avesse raggiunto quel sogno che era il sole dell'avvenire dei grandi dei partiti di sinistra. E quindi è stato questo il discorso che l'hanno capito dopo. La mancanza di rapporto, perché non abbiamo avuto la guerra partigiana. La guerra partigiana l'hanno fatto da Roma in su. Come praticamente noi siamo stati coinvolti nella guerra partigiana attraverso i nostri cittadini corregionali che si trovavano lì sparsi come militari, come civili, eccetera. Ecco, questa era la situazione in cui ci siamo trovati, ed è spiegabile soltanto in questa maniera. L'abbiamo capito dopo, man mano. Certamente qui io mi sono limitato a descrivere i partigiani calabresi paese per paese. Io ho un elenco, alcuni: Montebello Ionico, 14 partigiani, Motta San Giovanni, 10 partigiani, Palizzi, 8 partigiani, Fondofuri, 11 partigiani, Palmi, 16 partigiani, Locri, 6 partigiani, Villa San Giovanni, 6 partigiani, Cinque Fronti, 8 partigiani, Cittanova, 8 partigiani, Favolino, 5 partigiani, Merito Portosalvo, 6 partigiani, Siderno, 2. Non so se voi mi fate sapere se ad Ardore c'è stato qualche uno, è incompleto. Ultimamente abbiamo scoperto, come si chiama, quello di Sano. Quello che è morto ultimo. Ne abbiamo due, una donna che è morta l'anno scorso, logicamente molti partigiani ci sono sfuggiti. Perché? Perché non si sono presentati come è successo nel nord. Io sono partigiano, c'è una commissione. O tanta gente ha tanto sofferto che non ha voluto ricordare nulla, ha voluto dimenticare, o per così, per trascuratezza, per altro, non ha detto. Magari abbiamo avuto noi partigiani calabresi comandanti di brigata, abbiamo avuto commissari di brigata. Una brigata era formata dai 600 uomini, una divisione arrivava a 2000-3000 uomini. Quindi Marco Perfiglia, che aveva fondato la brigata Centocroce, l'avete visto qui, come commissario, insomma, manovrare su 600 persone non era facile. E quindi lui in tale qualità si spostava da un punto all'altro della... Tra le altre cose, c'è stato un fatto grave di un partigiano della provincia di Cosenza, Facio, Dante Castelluccio, il quale era stato ucciso dagli stessi partigiani, un partigiano che aveva fatto delle battaglie vittoriose contro i tedeschi.
perché l'avevano incolpato di avere, di essersi impossato del materiale paracontato con gli altri. Gli hanno fatto un processo sommario, così così, e l'hanno fucilato. Era talmente rigido, però è stato un grosso errore. Chi è andato a vedere come stavano le cose lì nella zona, perché poi la brigata Centocroce si era allargata raggiungendo l'Emilia e quindi diventò divisione. E quindi Marco Verbiglia andò a vedere perché era successo quella fucilazione di quel partigiano. E andò lì e scoprì che c'erano delle invidie, eccetera, eccetera. Per cui li smontò tutti, li cacciò e gli ha proibito di iscriversi al Partito Comunista. Proprio la decima. Queste sono alcune storie dei nostri partigiani, eccetera. Compagnia Terrani, posso fare? Allora, posso fare una domanda? Tu. Ma lei aveva comunque il compagno? Come? Ma lei era Branca dei Sardi? Sì, sì. Branca dei Sardi. Ah, Valerio. Sì, perché intanto quando gli hanno detto che di scegliere un nome di battaglia, pensò alla sua terra, pensò alla Castiglia, che lui era un contadino, pensò Palermo, in festa dell'altro grande. Sì. Volevo farci una domanda, Mazzara. Sì. Guarda, ah, carissimo. Allora, naturalmente è una figura straordinaria che andrebbe approfondita, soprattutto da parte dei giovani, da parte, quindi portarsi pure che su questo noi presso le scuole faremo ancora una replica di questa discussione. Però mi ha colpito un aspetto che vorrei che tu mi chiarissi un attimo. Alza la voce perché... Mi ha colpito un aspetto che tu vorrei che mi chiarissi, che mi aiutassi a chiarire. Io mi sento parte di quella famiglia. Io ho fatto il segretario del Partito Comunista di Siderno per tantissimi anni, quindi... Ancora oggi sento viva in me la storia del Partito Comunista Italiano. Ho letto il libro di Peppe Rigo, quindi sapevo della presenza di questa figura in quella riunione famosa di quegli anni lì. Non sapevo tutta la storia che c'era dietro. Però tu hai detto poc'anzi che Luigi Longo ha dato incarico a Marco Corfiglio. Quindi era uno che aveva delle entrature nel vertice del Partito Comunista notevole. Naturalmente Luigi Longo, Togliatti, eccetera, eccetera. Ora, perché aveva un rapporto difficile con la Federazione di Reggio Calabria? Io oserei dire lo stalinismo, queste difficoltà di questa natura, però non penso che uno che ha avuto un ruolo in Spagna, che ha avuto un ruolo di primo piano nella resistenza italiana, che aveva un ruolo vicino ai vertici del Partito Comunista Italiano, potesse essere messo così in disparte dalla Federazione. Il problema era questo. Il problema era questo, che lui già alla Spezia aveva, dopo la liberazione, insieme agli altri comandanti partigiani, cercavano di ricostruire la città bombardata, distrutta, cercavano di mettere... D'accordo con la Federazione di Reggio. Cercava di riaprire le fabbriche distrutte, eccetera, il porto, l'Ansaldo, eccetera. E quindi aveva una certa esperienza di vita, di ricostruzione e di sviluppo del partito, per cui a Reggio Calabria non l'hanno capito. A Reggio Calabria il movimento operaio, il movimento, perché il Partito Comunista doveva essere, diciamo, fonte di sviluppo, di ricerca di lavoro, eccetera, era un dopoguerra, e però non
non hanno capito l'impostazione di ristrutturazione e di sviluppo economico per la città. E quindi ecco è stato il motivo per cui non è andato d'accordo ed è ritornato alla Spezia. Mi ricordo che poi una volta mi ha detto, sai, qualche volta prendo la valigia e torno lassù. Era praticamente, forse detto, in un momento di nostalgia, ma poi non è andato più. Ma eppure la Federazione del Reggio Calabria era diretta, io ho fatto alcune ricerche nel 1945, perché come sapete un po' tutti c'era stata la vicenda della Repubblica Rossa di Bologna e questi combattenti, diciamo, si sono chiamati partigiani, loro ritenevano di essere partigiani e quindi hanno fondato la sezione partigiana, hanno fatto tutte le cose, le scappette, la brigata, hanno fatto tutto quello che si faceva per essere partigiani. I riferimenti a Reggio Calabria noi abbiamo delle persone di primissimo ordine, abbiamo Eugenio Mussolini, leggere la storia di Eugenio Mussolini è una storia gloriosa, è uno che determinato, va in carcere e con orgoglio, con fierezza affronta il fascismo, lui è un antifascista, sin dalla fine della prima guerra mondiale lui combatte, Paolo Suraci, credo personalmente, ferroviere, antifascista anche lui, e se ne sembra che dopo ha avuto una vita travagliata, un rapporto col Partito Comunista travagliato. Poi ci sono stati Pietro Mancini, Fausto Gullo. Questi sono i socialisti, io dico nei comunisti, poi Fausto Gullo a Cosenza. Dico, questa aveva una storia che era una storia partigiana. Perché ritengo quindi che i rapporti non siano stati? Perché probabilmente Marco Papiglia portava a Paolo esperienza particolare sua che si era sviluppata nella guerra di liberazione nazionale. E questo era molto complicato e probabilmente, io lo dico probabilmente, fu incompreso non dalla Federazione Comunista di Reggio Calabria, ma in conversione con Marco Papiglia, adesso io mi alzato a fare l'ipotesi, poi sarà lei, voglio dire, a sviluppare, io mi alzato soltanto a fare l'ipotesi, perché altrimenti se fosse stato compreso dei vertici nazionali, perché la delusione, il ritiro a Roccaforti, un uomo che ha avuto una vita così voglio dire, anche importante, la vita di combattente, e perché poi il ritiro della politica, probabilmente perché chi sposa la politica, chi la fa diventare un sogno, chi la fa diventare un motivo di vita, quando poi la politica diventa un'altra cosa, probabilmente si sente fuori, si sente, voglio dire, sottocorrelato. Ecco, quello che mi piacerebbe sapere, gli ultimi anni della vita di un uomo d'azione, perché qui ci troviamo di fronte a un uomo che prima, voglio dire, diventa comunista da ragazzo, qua, poi va alla Spezia del comunista, poi si arruola nella guerra con le partigiani, poi subisce il confino e la prigionia in Francia, poi va a combattere con i partigiani. Ne conosco di persone che hanno combattuto, eccetera, ma è una figura determinata, non è una è figura unica. Secondaria, non è una figura. Ce ne sono, ne ho conosciuti parecchi, così voglio dire che ho ammirato, però voglio dire questa è la figura di primissimo ordine. Probabilmente, e sottolineo probabilmente, proprio perché lui ha idealizzato il partito, perché qua in questo caso ci troviamo più che dinanzi a un combattente partigiano, qua ci troviamo dinanzi a un militante comunista. Perché commissario politico in Spagna, il ruolo di comunista nelle brigate partigiane, quindi ci troviamo di fronte ad un comunista, voglio dire, a questo ruolo di un combattente comunista. Probabilmente con tutta, perché poi è stata una storia drammatica.
drammatica. Io penso alla storia delle uccisioni in Spagna con gli anarchici, che è un dramma, voglio dire, se sono, mentre Franco avanzava, la bellissima storia degli anarchici spagnoli, che è una bellissima storia, si scontrava con quella organizzata del Partito Comunista con migliaia di morti, voglio dire, no? Allora è probabile, io la probabilità la metto sempre perché non so dare una risposta, che Marco Porpiglia, comunista, combattente, uomo che ha veramente sognato il paradiso, voglio dire, ha pensato al paradiso terrestre, quando ha visto quello che aveva intorno, quello che ha visto, non so, voi avete letto tutti, tu l'avrei letto prima di tutto, Buio a mezzogiorno, no? Quando, voglio dire, poi si capisce, ma per questo io ho dedicato la vita, ma per questo, e non è soltanto dei comunisti, eh? Questo riguarda anche il Risorgimento, nelle lotte calabrese, i Romeo, che erano di Santo Stefano, che sono stati ammazzati dai Borboni, eccetera, riguarda anche altri. E probabilmente, no? Quando tu tocchi la realtà, è come l'amore. Se l'amore è bellissimo, è un sogno, è passione, ma se poi, voglio dire, si inserisce, diventa qualcosa d'altro, inserisce diversamente. Cioè, per questo ho dato tutta la mia vita, ho dato tutta la mia esistenza. Io vorrei che questa parte della sua delusione, che io non conosco, siccome lei ha conosciuto la patologia, c'era stesso. Dunque, facciamo, ricostruiamo un po' tutta la sua storia da giovane. Lui, come si diventa antifascista? Lui è diventato subito antifascista perché all'età di 16-17 anni lo chiamano in caserma a Roccaforte del Greco e cominciano a dirgli: ma perché tu non frequenti gli altri giovani fascisti? Perché, beh, dice, io, voi sapete che abbiamo tante terre, lavoro, aiuto i miei genitori, con i miei fratelli, eccetera, e questi insistevano, eccetera. E a un certo punto lui perde la pazienza e mi dice: non sono favorevole al fascismo perché osservo qui la vita che c'è qui di questi poveracci che camminano ancora scalze, dove non ci sono le più elementari norme igieniche, che la gente muore di fame e che sono sotto i prepotenti e i possidenti. Ecco per cui non resto indifferente al fascismo e non va malato in brutta maniera, perché allora i carabinieri e le polizie erano il braccio destro del fascismo. E quindi poi praticamente il padre lo voleva, aveva in mente di farlo studiare e lo affidò a un prete di grande cultura nominato teologo dal vescovo cognata di Boba, e cominciò a studiare, eccetera, eccetera. Poi si innamorò della moglie, eccetera, eccetera. E poi disse al padre che voleva fare un mestiere, eccetera, perché voleva farsi la famiglia con un servitore russo che, oltre a essere una donna di grande valore, era anche una bella donna, e che si è trovato, diciamo, dalle montagne del Roccaforte alle montagne della Liguria con la brigata Gramsci, lo dice lì, con lui tra le mani. Una donna di grande valore, di grande coraggio. E quindi alla Spezia poi entrò nelle organizzazioni comuniste e all'inizio della guerra civile di Spagna pensò di arruolarsi, andare proprio a combattere volontari in Spagna. Certo, la moglie non era tanta contenta di questo, però capì il suo ideale
quando gli domandai, ma come andavate a combattere per un'altra nazione? E lui mi disse, la libertà e la democrazia non ha limiti e non ha patria. E partì, e lì partì anche il fratello più piccolo, questo che avete visto che si è commosso, solitamente lui non si commuoveva, eccetera, però quando parlava del fratello si commuoveva sempre. E attraversarono dalla Spezia clandestinamente i confini della Francia, eccetera, sono arrivati a Nizza. E a Nizza Marco gli disse, fratello, no, tu non vieni con me in Spagna, tu ti fermi qui, eccetera. E lui proseguì, perché sicuramente pensò, perché non andavano a fare una passeggiata, andavano a combattere in guerra in Spagna, eccetera, c'era la guerra civile. E sicuramente dice, mi è venuto in mente, ho la coscienza che mio figlio può, e mio fratello può morire, eccetera. E quindi se n'è andato lì. Poi il fratello ebbe contatti con gli esiliati italiani, si trovavano lì, e fu a un certo punto fu arrestato dalla polizia. Alla polizia tedesca, perché nel frattempo la Francia era stata occupata dalla Germania, e lì, dove lo hanno nel comando tedesco, quasi quasi stavo per mandarlo ai vari lager, eccetera, eccetera. Una donna sostenne, che faceva da interprete, sostenne, una donna di origine tedesca, sostenne, no, ma questo è un ragazzo italiano, però lo conosco, eccetera, eccetera, e fu liberato. Dopo la liberazione si rincontra con questa donna e si sono sposati. Lei era segretaria alla Lancôme a Monte Carlo e lui poi lì aprì un negozio di calzature, rimase libero italiano, ma è rimasto sempre italiano, non si è mai voluto prendere la nazionalità francese. Quindi voglio dire, in Spagna Marco Verpiglia incontrò tanta gente, la sua formazione politica si è formata lì, si è formata all'isola di Ventotene, dove c'erano Pertini, Scocciano, Terracini, Altiero Spinelli che buttò le basi del federalismo europeo, c'era Ernesto Rossi, c'era Ursula Undertisch, che era quella che portò poi il manifesto Altiero Spinelli, per esempio, anche lì erano continuamente controllati, c'erano delle regole al confine, eccetera. Altiero Spinelli scriveva, diciamo, tutti i passaggi, tutto il movimento federalista nelle cartine delle sigarette, e dove li nascondeva aveva preso un campicello che aveva racchiuso con delle canne, perché zappava le patate, che aveva fatto le galline. Pensate un po', uomini di tale cultura si adattavano alla vita, eccetera. Addirittura Altiero Spinelli si fece mandare un libro di istruzione per aggiustare gli orologi, testa del mondo. E quindi voglio dire, questi erano gli uomini con cui era stato in contatto Marco Verpiglia. Ecco la sua esperienza. Infatti tanta gente si domandava, ma perché, come mai lui, insieme a tutti quei grandi, dopo la liberazione, in quei grandi comandanti con cui era stato in contatto, ha lasciato improvvisamente la Spezia, eccetera, per tornare in Calabria. Tutti si sono mandati. Infatti lui è partito senza salutare nessuno. Infatti Ardenio Spinosi, questo qui di Sarzana, che sono andato a trovarlo, sono stato suo ospite, secondo lui Marco Verpiglia non li ha salutati perché
qualcuno, quando è stato proposto all'unanimità al Senato, qualcuno ha fatto qualche obiezione, perché lui non è partito. Io non volevo fare il senatore, e poi tu quindi non ha salutato questo. E lui raccontava, per esempio, al Bentodei che Pertini, tutte le volte che arrivava un filosofo con dei confinati, della gente che era confinata, Pertini si arrabbiava perché vedeva scendere 10 comunisti e 2 socialisti e diceva: il partito non va avanti, poi andò avanti, eccetera. Poi si sono rincontrati con Pertini alla Spezia. Pertini era andato alla Spezia per fare un discorso alle prime elezioni. Era sul palco, a un certo punto vede Marco Perfiglia sotto il palco, eccetera. Scende dal palco, lo prende per il braccio, lo fa salire sul palco e gli dice: tu devi stare qui con noi, tu sei stato confinato con me a Ventotene, qui è il tuo posto, compagno mio. E uno dei ricordi. Poi anche il fratello più piccolo mi disse che lui viveva a Nizza, il fratello più piccolo, questo che abbiamo visto, un giorno lo incontrò in un bar, lui si avvicinò e gli disse, era presidente della Camera, per fine ancora, presidente, permette, io sono il fratello di Marco Perfino. Lui gli disse: Piero, guarda, ecco, quindi ritornando al discorso, di fronte, diciamo, questa formazione politica che aveva nella sua mente attraverso tutti questi personaggi, logicamente non poteva, trovandosi con dei compagni, ma anche alla Spezia non è stato ben compreso, di fronte a questi, a queste, diciamo, persone, lui vedeva, aveva un'altra visione dello sviluppo del partito e della formazione delle masse operaie. Poi arriva anche era un autodidatta, aveva una grande. Io, per esempio, lui, io non l'ho mai visto, diciamo, parlare delle sue sofferenze, delle torture che aveva subito, né mai aveva elogiato le battaglie vinte contro i tedeschi. Era modesto, riservato, però se uno gli faceva la domanda diventava inesauribile, pacato, calmo, ragionevole. Ricordo che una mia sorella, studentessa universitaria, gli chiese alcune sulla, diciamo, notizie su quella che era la teoria di Marx, di Engels, eccetera. E lui gli spiegò in maniera semplice, perfetta, tutta la filosofia e che cos'era il plus valore, il lavoro non pagato. Quindi tutto questo era la motivazione, io credo che era questo. No, siamo stati davvero molto alla conclusione, saremo a parlare ore e ore di questa bellissima storia, però prima di concludere vorrei che Pasquale, il nostro vicepresidente, ci leggesse la bellissima poesia che è presente nel libro. Giusto, sto solo a leggere perché lungi da me pensare di recitare neanche per un attimo, perché per me è abbastanza non pure leggere una poesia. Quindi ci provo. Suonate campane, gioite che festa, l'Italia già morta di nuovo si desta. Ortaccio il cannone, così la mitraglia, il popolo ha vinto nell'aspra battaglia. Il truce invasò, dalla croce nazista, servito da servo nostrano fascista, e proprio, sconfitto, ci chiede la resa, or tutta l'Italia ricorda l'offesa.
L'Italia ricorda nel grave momento gli artefici figli del gran tradimento, che ai piedi del truce tedesco invasore agirono dal belve con l'odio nel cuore. Ricorda le fosse, gli eccidi, i massacri, le chiese bruciate che furono luoghi sacri. Ricorda le stragi, gli orrendi misfatti compiuti dai boia non mai soddisfatti del sangue versato dai nostri fratelli che hanno dato la vita nei giorni più belli. Ricorda l'Italia la fame, il dolore, ricorda la notte col fuoco nel cuore, la notte che vide purtroppo inquadrati dei figli d'Italia con altri soldati, portare la morte nei nostri paesi con arte ferocia per ben 20 mesi. Ma il popolo unito ha fatto barriera al truce tiranno dell'anima nera, e l'ardito si è dato una legge diversa che parla ai fratelli con fede mai persa. Sui monti, nel piano, nell'ampia città, se leva possente per noi libertà, e il grido degli ari nel tempo passato che sgorga nel cuore del nuovo soldato. Finita la guerra, tra lutti e rovine, mettiamo al lavoro le nostre officine. La fine per sempre al fascismo è segnata. Or dunque cantiamo, l'Italia è rinata. Grazie. Presidente, sì. Ringrazio Carmelo, Ilaria Pendolia, Martino Pellardo, Italia, Lucia, Emilia e comunque tutti voi che siete intervenuti. Ci vediamo alla prossima.